Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi abbiamo un video spacchettamento. È una creazione fatta da Anna Maria di Artemente. Nell'info box vi lascio il link sul suo canale. Le ho ordinato il charm per la mia agenda del 2018. Ovviamente io l'ho già aperto perché mi è arrivato quando ero a pranzo, per cui l'ho dovuto guardare subito e adesso con calma giro il video. Ci trasferiamo sulla mia scrivania, così in dettaglio vi faccio vedere che cosa mi ha mandato oltre a quello che le ho ordinato. Eccoci qui. Allora, ovviamente, vabbè, l'ho già aperto. E allora, questo è il biglietto da visita di Anna Maria Artemente, creazioni artigianali personalizzati. Allora, vabbè, qua c'è scritto un messaggio, ma lo leggo io. Allora, questo è il charm per agenda che le ho commissionato. In realtà io non le ho detto cosa farmi, le ho detto semplicemente di farmi qualcosa che andasse bene appunto con la mia agenda. E lei mi ha creato questo bellissimo charm. Poi mi ha messo dentro anche degli anellini e dei moschettoni di ricambio nel caso io voglio accorciare o allungare la catenella. Il charm è questo, ovviamente super mega bene impacchettato, attaccato questo tag con questo washi con i fiorellini proprio nello stile della mia agenda, e il charm è questo. Cioè, è veramente bellissimo. Allora, catenina oro con queste bellissime pietruzze. Comunque dei colori che stanno bene appunto con la mia agenda. E abbiamo attaccato, vabbè, poi c'è questa perla più grossa, molto bella. E poi ci sono questi due charm fatti da lei, due cabochon in resina. Allora, questo... adesso vi faccio uno zoom, è fatto in resina trasparente con all'interno dei fiori secchi. Allora, devo dire che io le creazioni in resina le ho sempre viste ma mai toccate dal vivo, e cioè devo dire che sono meravigliose, lisce, perfette, bellissima, proprio bella. E l'altro cabochon è questo, sempre in resina, però se notate all'interno ci sono queste due roselline fatte in fimo. Guardate che belle. Ecco, cioè guardate che belle. Fatte in fimo e poi messe dentro nella resina. Questa idea di mettere le cose in fimo dentro la resina è un'idea meravigliosa. Questo quindi è il charm che ora... vado subito ad attaccare la mia agenda. Allora, lo vado ad attaccare qui al primo anello. Allora, si può tenere o che esce in questo modo, oppure si fa più corto e si mette sotto, però io preferisco lasciarlo qua in alto che esce in questo modo. Poi ovviamente non è finito qua, perché mi ha messo anche degli omaggini. Allora, intanto questa pallina di legno, che è davvero carinissima, ha appunto il cordino, quindi si può appendere all'albero, troppo bella, un po' stile shabby, bella. E poi un altro omaggino fatto da lei, sono felicissima, l'omino di marzapane, che bello. Adesso vado ad aprirlo. Ops, no, non volevo stracciarla. Oh, che bello, che bello, sembra proprio un biscottino, che bello, fatto in fimo, anche i minimi particolari, troppo bello. E poi questa pallina morbidosa, ed è un piccolo portachiavi, anche questo si può attaccare come charm alle agende, oppure appunto usarlo come portachiavi.
Oh, che tenero! Troppo bello! Guardate con che cura i particolari. Poi ha quasi dei riflessi glitterosi. Bello, veramente bello. Io ho provato a lavorare il fimo, non è semplicissimo. Infatti poi non ho fatto più niente perché appunto non ero bravissima, ecco. Niente, questo è quello che ho ricevuto da Anna Maria, che ringrazio, grazie mille carissima. Sono stata contenta veramente di aver scelto te per creare appunto il charm della mia agenda, visto che io sui charm, mettere insieme perline, non sono molto brava. Mi raccomando, nell'info box metterò il link al suo canale YouTube, così potete andare a vederla se non l'avete ancora vista, e se avete bisogno di qualche cosa potete contattarla, appunto lei è gentilissima e disponibilissima. Quindi ti ringrazio davvero tanto anche per gli omaggini, perché veramente sono stupendi. E niente, per questo video quindi è tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!